Mirandola, sì. Pasini, Antonieri, Lentempolo, Pasqualini, presente. Brunelli, sì. Pregnano, sì. Massignani, Costantini, presente. Falco, Montemezzi, presente. Genanti, presente. Punto primo, abbiamo lettura approvazione verbale di seduta precedente da 55 a 60. Osservazioni che prego fare. Il sindaco non è in merito proprio al punto, nel senso che la volta scorsa non ero presente, quindi ci sarà un'attenzione sul punto. Ma credo che vada fatta una seria e inevitabile discussione su quello che andiamo questa sera a portare avanti. È da prima di Natale in questo comune non viene convocato un consiglio comunale, se non ricordo male era il 22 di dicembre. Non credo che quello di questa sera sia un consiglio straordinario urgente, però fino a ieri mattina, ammetto questa mattina di non aver controllato, sul sito del comune di Nogaro non era neanche presente la convocazione del Consiglio Comunale, è una cosa che ci ricordiamo pressoché ogni volta, e soprattutto mi aspettavo che tre mesi di assenza di Consiglio Comunale nel nostro comune, a questa assenza corrispondessero in ordine del giorno dei punti sensazionali da parte di questa amministrazione. Si poteva, mi sono anche chiesto, chissà cosa ci sarà nel prossimo Consiglio Comunale per giustificare comunque tre mesi di latitanza dei lavori consigliari. Mi sarei aspettato, non lo so, magari che il vice sindaco Pasini avesse dato un segno, un segnale in merito al fatto. Mi sarei aspettato magari una relazione seria sull'andamento della festa del riso come noi, dato che anche una nostra interrogazione comunque lo cita. Mi sarei aspettato l'assessore Poltronieri magari qualche notizia in più come segretario del comitato anche per quanto riguarda la riapertura del pronto soccorso di Novara o qualcosa del genere, oppure qualche informazione aggiuntiva sulle varie delibere ancora portate in consiglio comunale su biomassa e biogas, e mi sarei aspettato da parte dell'assessore Brunelli qualche relazione abbastanza dettagliata su cosa intende fare questo comune in ambito sociale, visto che ancora non sembra capirsi. Tutto questo in 80 giorni non si è comunque verificato, siamo anzi ad avere un consiglio comunale con 14 punti. Mi ricordo ancora nel consiglio comunale di novembre avevamo lamentato un ordine del giorno che se non sbaglio era ancora più numeroso come punti scritti, e da parte del sindaco c'era stata comunque la presa d'atto che non era stata una scelta azzeccata e che in futuro non si sarebbe ancora arrivati a una situazione del genere. Arriviamo questa sera che comunque 14 punti ci sono ancora, ed è buona cosa che si sappia, che sappia chi c'è qui questa sera, che sappiano probabilmente anche gli organi di stampa che sono sempre molto solleciti a portare avanti le iniziative o comunque i messaggi spot che dà questa amministrazione, perché 14 punti all'ordine del giorno corrispondono a, togliendo la lettura e l'approvazione dei verbali, togliendo l'ultimo punto che è quello che riguarda le comunicazioni del prelievo del fondo di riserva, dove non c'è discussione, l'ultimo punto delle comunicazioni del sindaco, questa amministrazione comunale dopo tre mesi porta in consiglio comunale un proprio punto, perché 8 punti sono della nostra lista, del nostro gruppo consigliare come interrogazioni e mozioni, e 2 punti sono del gruppo di Moreschi. Questo penso che sia un segnale molto grave, penso che dimostri ancora una volta come questa amministrazione, anche in tre mesi, avendo tre mesi a disposizione, non è riuscita a partorire un solo punto degno di essere messo in ordine del giorno. Mi auguro, perché mi ricordo quanti proclami ha fatto la minoranza di quando ero sindaco, quindi l'attuale assessore Poltronieri, in primis il sindaco Mirandola, sul ruolo delle minoranze, sul potere sovrano della popolazione. Io mi domando, e domando soprattutto l'assessore Poltronieri, se crede questa sera sia eticamente corretto nei confronti, no, di questi due pirla che può considerare seduti io e il mio collega, ma i cittadini di Novara, che comunque in Consiglio Comunale rappresentiamo, se sia eticamente corretto nei loro confronti essere stati tre mesi. Ricordiamo che la nostra interrogazione più vecchia è stata protocollata il 23 dicembre 2011,
questa sera è il 13 marzo 2012. Siccome quello che portiamo in consiglio comunale non è frutto di nostri sogni notturni, ma è frutto molto spesso di sollecitazioni che vengono portate avanti dalla popolazione e noi poi facciamo solo da negato a male stesse, vorrei capire se per l'assessore Poltronieri la cittadinanza è unica, se lograrlo prima di tutto significa 1000 erotti votanti vostri che vengono prima di tutto e gli altri non meritano di avere lo stesso trattamento, perché penso che questo, e qui chiudendo l'intervento che rivolgo soprattutto al segretario comunale, mi auguro che per la funzione e per il ruolo che assume riesca a riportare un contesto democratico nei confronti delle minoranze, cosa che non abbiamo mai avvertito dall'insediamento della vostra amministrazione. Fatto da questo punto di partire ringrazio, ripeto, il consigliere Franco per il compitino. Credo che se frequentasse un po' di più il comune, io non lo ricordo di averlo visto, perché probabilmente una volta l'altra, perché si lavora ma si protocolla, genera appena una fotografia perché gli amministratori riescono a riconoscerlo. Da una parte, se io la trovo, fa piacere, no? Se la trovo, avevo una relazione sulla qualità di giunte di consiglio fatta dalla vostra amministrazione e dalla nostra col numero di delibere giorno. Siamo esattamente al doppio. Quindi i consigli comunali che vengono fatti esattamente, no, anche come consigli. Quindi esiste sempre uno iato, se volete la traduco, esiste sempre uno iato tra quello che si dice e quello che si fa. Ve la farò avere, anche la stampa, il numero di delibere giorno sia di consiglio che di giunta che fa la presentazione. Non mi interrompa per piacere, poi lascio parlare. Può accendere il microfono? Può accendere il microfono? Sì, sì. Poi, dopodiché, ripeto, vi daremo tutte queste cose. Non abbiamo fatto consigli perché non ce n'erano bisogno da questo punto. Quindi il consigliere che protocolla una cosa il 23 dicembre non è che i tre mesi di avere una risposta. Merita di essere risposto in termini di regolamento, l'abbiamo fatto da questo punto di vista. Ah sì? Stiamo? Sì. Quindi un primo cittadino risponde a una minoranza, avevola fatta non tanto tempo fa e sollevando le stesse critiche, dopo tre mesi avete fa anche lo spavaldo che volete sentire. Avete il diritto di fare quello che volete in termini regolamentari, chiaro? Sì. Il rispetto delle minoranze è assolutamente parallelo al rispetto delle maggioranze, chiaro? Assolutamente. Bene, ci sono esiste. Se non ci sono interventi nel merito, stiamo parlando del punto. Sì, sono cose in merito. Il merito è lettura e approvazione della base di quello che c'è. Entra nel merito sulla discussione che hai fatto tu, signor. No, non l'ho fatta io, l'ho introdotto sulle se poi vuoi farmi parlare va bene, se no non voglio parlare. Ma che si deve fare un consiglio comunale anche dopo 4-5 mesi, perché logicamente chi decide è la forza delle. No, posso parlare? Questo qua è il consiglio, questo è il rispetto che avete voi, questo consiglio è il rispetto di cosa? Il rispetto dei voti ottenuti. Il rispetto dei voti del 75% rappresentato da 1, 2, 3, 4 consiglieri e il 25% e il 25% rappresentato dalla vostra anche questo, come al solito, non siete capaci di fare. Io posso sottolineare che si sta innalzando il numero tra la maggioranza e la minoranza. Questa è la realtà, perché noi quando tardavamo un mese, 10 giorni a fare il consiglio comunale, dall'altra parte c'erano le bordate, sì, di buono da niente, ne veniva detto. Allora lo dico a me, compagno di Noanti, forse di più, perché Noanti facendo un mese, 15 giorni, e ho altri che stanno qui, che ne facci quasi 4. Quindi questa è una considerazione personale, se non posso parlare adesso, parlerò dopo quando ho i miei punti. Grazie. Favorevole. Contrari. Aspetta, aspetta, andiamo. Allora,
Punto 1, servizio alla Corte del Mantimento di tutti gli italiani, forse ne abbiamo finanziato. Prima di partire comunque vi chiedo un minuto di silenzio per il ragazzo che purtroppo di 18 anni che è morto così. Non è un'ottima qualità perché c'è ancora
ancora troppa presenza di rifiuto recuperabile, rifiuto secco recuperabile, nello specifico stiamo parlando di materie plastiche e carta all'interno del secco. Quanto percentuale? Dalle analisi che sono state fatte, dal gestore della discarica, varia a seconda del comune, però la forbice è una forbice che va dall'8 al 18-20%, potrebbero esserci situazioni di alcuni comuni dove la percentuale potrebbe migliorare del 20%, non solo con una maggiore attenzione nella differenziazione del rifiuto, questo sarebbe comunque un vantaggio che avrebbe indirettamente la cittadinanza e il comune nel suo complesso. Ecco. Bisogna per forza cercare di migliorare nella differenziazione dei rifiuti che si fa a casa, prima di conferire i rifiuti, perché questo comporta dei risparmi. Come vedete nel piano finanziario, nel complesso è un piano finanziario che rispetta i costi del servizio dell'anno precedente con una lieve diminuzione, perché la diminuzione è irrisoria, è un 1% scarso, però bisogna anche comunque tener conto di tutti quei fattori di costo che durante l'anno sono aumentati. Faccio un esempio: il costo del carburante, ad esempio il costo del carburante nel 2011 è aumentato circa del 20-21%, questi maggiori costi del carburante del piano finanziario del 2012 sono stati contenuti, addirittura incrementando alcuni servizi, perché l'amministrazione ha richiesto che vengano potenziati i servizi di spazzamento. Nella sostanza si è riusciti a presentare un piano finanziario che diminuisce lievemente rispetto al piano finanziario dell'anno 2011. Questo comporta comunque una non variazione delle tariffe che sono state pagate per l'anno 2011. Le tariffe, come da mia proposta, rimangono invariate rispetto alle tariffe che aveva approvato, credo, il commissario prefettizio l'anno scorso. Le tariffe rimangono invariate, ribadisco, con una sottolineatura: bisogna cercare di migliorare la raccolta differenziata, nello specifico la raccolta del rifiuto secco, perché comunque è vero che è diminuito il quantitativo di secco raccolto pro capite ad abitante, però del rifiuto residuo, però stiamo parlando di 160 kg. Noi abbiamo comuni dove 160 kg ad abitante all'anno di rifiuto residuo che va a finire in discarica. Abbiamo comuni che questo rifiuto residuo l'ha portato intorno agli 85 kg ad abitante. Ci sono situazioni sul territorio nazionale che sono ancora migliori degli 85 kg ad abitante, un po' perché magari hanno iniziato prima di noi a fare la raccolta differenziata, riescono a farlo un po' meglio di noi. Il rifiuto complessivo raccolto nel 2011 ad abitante è di 456 kg ad abitante. Credo che il comune di Nogara sia il comune che pro capite abbia una produzione di rifiuti rispetto ai 19 rifiuti che sappiamo, la più alta di tutti. Però è da sottolineare che questi 456 kg è la punta minima, perché nel 2005 sono stati raccolti 510 kg di rifiuto ad abitante a testa, diciamo, è sempre diminuita, c'è stato un rialzo nel 2010 a 488 kg e nel 2011 una diminuzione di circa 30 kg a testa ad abitante. Siamo a 456, ripeto, nel complessivo, come dicevo prima, ci sono comuni che hanno una produzione pro capite di rifiuto residuo inferiore ai 160 kg di Nogara, ci sono comuni che hanno un rifiuto complessivo intorno ai 388 kg contro i 456 del comune di Nogara. Abbiamo avviato lo scorso anno una serie di incontri con le cittadinanze, perché sono stati fatti, non hanno coinvolto direttamente i cittadini del comune di Nogara, anzi questo sarà un percorso che abbiamo già concordato con l'amministrazione comunale. Ci saranno delle serate informative con i cittadini, perché riteniamo che comunque sia indispensabile informare la cittadinanza su come deve essere fatta la raccolta differenziata, perché comunque ci sono delle tipologie di rifiuti che magari originariamente venivano
come le informazioni date da noi venivano messe nella raccolta del secco, adesso devono essere tolte dalla raccolta del secco e conferite con raccolte o delle raccolte differenziate. Faccio ad esempio il polistirolo che inizialmente veniva messo come secco, adesso deve essere messo nella raccolta di plastica latina, oppure il tetrapack, perché come dicevo il consigliere è dal 2008 che il tetrapack come informazione deve essere raccolto con carta, con la raccolta di carta e cartone. Bisogna togliere il potere calorifico al rifiuto per manifestare, il potere calorifico è la capacità di generare calore del rifiuto. Nel secco la plastica e la carta sono due materiali che generano calore, sì, che alzano il potere calorifico. E ricordo che se il potere calorifico è superiore ai 13.000 kJ, le discariche non sono autorizzate a ritirare i rifiuti. È una norma in deroga, ma entrerà in vigore non so quando, prima o dopo entrerà in vigore, dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio del 2007. Ma sapete che ci chiede di più definitivo che il provvisorio, però l'abbiamo vissuta un po' di paura a marzo dell'anno scorso, perché a marzo dell'anno scorso la discarica ci aveva comunicato che quella deroga scadeva a fine marzo ed è il primo di aprile non ritiravano rifiuti perché superavano il potere calorifico. Siamo borderline, bisogna cercare di migliorare la raccolta differenziata attraverso le informazioni che si faranno con i cittadini, attraverso le informazioni che si faranno con le scuole, perché abbiamo già fatto degli incontri, sperimentato un nuovo metodo di formazione che è una rappresentazione teatrale presso le scuole, le classi elementari, diciamo, proprio per sensibilizzare anche quella parte di cittadini e bambini che saranno il futuro della collettività e della comunità. Se non fermo le città. Ma questo è un problema che non mi compete, insomma, dopo se la raccolta differenziata è fatta bene, comunque il rifiuto residuo va analizzato ed esaminato e bisogna cercare di capire come gestirlo. Io tra l'altro sono tra quelle persone, mi permetto di dire, che la discarica è un buco che viene riempita di rifiuti e comunque qualche problema non si vedrà. Questo dopo non spetta sicuramente a me fare sempre gestionare i futuri che sono più grandi di quelle che sono le nostre competenze, insomma. Non so se dobbiamo entrare e analizzare in un modo più approfondito la cosa, sono qui per cercare di dare tutti i chiarimenti che... Prego, aperto la discussione. Prego, non abbiamo mai detto con nome. Sono contento di averla qui vicino, così facciamo... Io so... Sente che ho poca voce, sono malato, però ci tenevo a venire qua, perché ci tengo a Resacon, non tanto come società, ma per il servizio che deve svolgere. E volevo chiedere nel dettaglio, stavo guardando qua nell'allegato, nell'allegato 1, volevo dare un chiarimento su 39.526 che sono altri costi, cioè è una parola un po' generica, non capisco cosa si può spiegare nel dettaglio, che sono gli altri costi, che sono quasi 40.000, insomma, è una cifra considerevole. Allora, questa è la scheda dei costi della raccolta indifferenziata, la scheda di altri costi. Io sto guardando, questo qua, gli altri costi sono i costi legati alla gestione, alla cartella. Accessori per alcuni servizi legati alla raccolta degli incontranti, ad esempio, è messa come altri costi, la raccolta dei cestini, ad esempio, i cestini sul territorio vanno dentro alla voce altri costi, perché mentre le prime voci, come vedete, sono i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e gli altri sono i costi della raccolta dei rifiuti urbani, determinate raccolte che non sono ben inseribili all'interno del costo, non è spazzamento, non è costo della raccolta degli urbani, ma è comunque un servizio che fa parte del ciclo dell'indifferenziato, perché i cestini che vengono svuotati vanno a finire direttamente in discarica, i cestini che sono, ecco, sì che quelle voci sono costi di dotazioni, ad esempio, che si danno ogni anno ai nuovi residenti. No, sono questi in sostanza. Non si potrebbe dotare anche
cestini pubblici con le varie differenziazioni del materiale, visto che li ho già visti a Mantova, esistono a Mantova e altri centri, credo non sia, non lo so, penso sia un costo esagerato. Il momento del cestino che possa magari fare sia plastica, carta, non so, vetro, se secco. Bene, consigliere, tutto si può fare, perché dipende da dove, da quanto si è disposti a spendere e dove si vuole arrivare. Cioè, fare una raccolta, sa benissimo che non si possono raccogliere, fare trasporti di rifiuti mescolando tipologie di rifiuti diverse. Di conseguenza, avere cestini, come le classiche vecchie campane divise in quattro, dove c'era la parte per la carta, la parte. Bisogna organizzare singole raccolte con singoli mezzi. Questo genera costi aggiuntivi rispetto a sì, ma lei prima ha detto che bisogna migliorare la raccolta. Sì, sì, sì. Se noi facciamo, se noi mettiamo però, un cestino uno, nel senso, se mettiamo questi tipi di cestini, sì, però, sicuramente vengono licenziati meglio. No? Nell'analisi del quantitativo di rifiuto, nei 160 kg ad abitante di secco, sicuramente i cestini incidono per pochissimo. Cioè, io secondo me il risultato migliora di tanto se spingiamo nell'informazione e nell'educazione alla raccolta differenziata. E vediamo che ricominciamo a risparmiare costi di smaltimento, che sa benissimo che sono, che lievitano, perché ad esempio una cosa che non ho detto è che da gennaio di quest'anno la tariffa della discarica è aumentata del 7,5%. Cioè, quanto si paga su 100? Si paga 104 più 7,45 più 3,62 più IVA. Si va a Spagna. 137, se non ricordo male. Sono 140 euro a tonnellata. Sono 104 euro più 7,50 di ecotassa più 3,62 contributo entro il bacino più IVA 10%, si arriva a 137. Va bene, 140. Poi volevo chiedere un'altra cosa. Questo qua, costi comuni diversi. Sì. Sono 87.500. Gli accantonamenti per perdite su crediti. La previsione di morosità sui piani finanziari. E se lei guarda nell'allegato 3, nell'allegato 3, ha reso conto un conto sulle morosità. Come infatti, viene... volevo chiedere, perché si passa dal 2008, c'è il 3,13 di morosità, per arrivare a... Sì, sì, ma è chiaro. Per arrivare al 10-32% del termine, però vede, come vede, il dato è un dato riferito al 15 di febbraio. Okay. Allora, se lei guarda nel percorrere del tempo dal 2008 al 2011, i dati che secondo me sono già consolidati sono 2008 e 2009, perché sono intorno al 3-13% di perdita su crediti. Il 2011 è un dato non corretto, non ancora corretto, perché di solito la scadenza, supponendo che la scadenza del pagamento sia il 30 di dicembre, sì, di solito si aspettano sempre 40 giorni prima di mandare i solleciti o la messa in mora. Lì questo dato è sbagliato, perché sicuramente c'è sempre in prima battuta una morosità più alta rispetto a quella che è l'effettiva morosità a termine del percorso. Ok, se però noi prendiamo il 2010, no? Sì. Che penso sia, cioè, dovrebbe essere a posto, nel senso... No, nel sicuramente senso, cioè, si abbasserà secondo me il 2010. Sì, però se lei vede c'è una continua crescita, sì, anche è logico. No, è logico, no, pacifico, nel senso, perché di solito se tiene presente che magari gli utenti morosi che non pagano dal 2008 continuano a non pagare, magari dopo si aggiungono altri utenti morosi. Se dopo ci mettiamo il momento particolare che la nazione sta vivendo, perché comunque è inutile nasconderci, le morosità sono magari aumentate anche su, riferite alle utenze non domestiche che magari sì, prima hanno sempre pagato, si trovano in difficoltà e di solito fanno, perché noi di solito sì, facciamo anche piani di rientro del credito, concediamo delle rateizzazioni per far sì che chi ha sempre pagato